culture, proprio perché Antonio Colelli l'ha nominato, che il gruppo di Alatri Attiva, che chiaramente dove sono stati pubblicati questi commenti e questa manifestazione Alatri dal vivo, c'è stato un commento anche di Roberto Stramaccioni, che rivolge anche lui, diciamo, un appello ai futuri assessori alla cultura o delegati, no? Perché con la riduzione dei posti degli assessorati chiaramente alcune funzioni vengono svolte con delle deleghe, come nel caso della delega alla cultura, dell'assessorato alla cultura data dal sindaco Morini al dottor Carlo Fantini nel caso di Alatri. Ecco, per i futuri assessori alla cultura o delegati, chiunque si siano, senza rientrare nel merito di una diatriba che mi ha decisamente stufato, sperando in un futuro migliore per la cultura della mia città, scrive Roberto Stramaccioni, sottolineo alcune cose. Credo che altre associazioni e organizzatori in genere saranno d'accordo. Organizzare eventi ha dei costi, dei tempi, delle difficoltà, delle ricerche per abbattere i costi e garantire un risultato qualitativo. Per qualunque evento, continua Stramaccioni, è necessario garantire gli stanziamenti per tempo e non a parole, siano essi economici che infrastrutturali. Soprattutto quegli stanziamenti non possono evaporare se non ci sono abbastanza fondi o se le infrastrutture non ci sono, va detto subito e non tirato per le lunghe, costringendo gli organizzatori ad arrangiarsi alla meglio per evitare figuracce. Non ci guadagna la città, non ci guadagnano gli organizzatori, ci rimettono i partecipanti. Ovviamente parla lo stesso Stramaccioni in termini di soddisfazione e di risultati. È ora di piantarla nel vedere la cultura come un tornaconto esclusivamente elettorale. Considerazioni chiaramente di Roberto Stramaccioni si riferiscono anche a alle polemiche che sono state negli anni scorsi proprio per questa manifestazione Alatri dal vivo, da molti desiderata, ma purtroppo non si è potuta realizzare proprio perché il Comune d'Alatri non ha stanziato chiaramente quei fondi necessari, o almeno ritenuti necessari dagli organizzatori per assicurare il successo che negli anni scorsi c'è stato ed è stato anche notevole per questo tipo di manifestazione come Alatri dal vivo. E questo, ecco, questo argomento.